continuiamo facendo una pâte de fruits all'olio d'oliva. Abbiamo bisogno della pectin jaune, che la utilizziamo come elemento gelificante combinato con Naturemul, che è un emulsionante che riesce a emulsionare la parte di acqua e di grasso della nostra ricetta. Iniziamo mescolando la nostra pectina con 5 parti di zucchero. Questo serve a integrare meglio la pectina. Mescoliamo bene. Allora, iniziamo scaldando la parte di acqua della ricetta a 40 gradi. C'è una buona temperatura per sciogliere correttamente la nostra pectina. Si aggiunge a po' la pectina mescolata insieme con il zucchero. A continuazione si aggiunge il glucosio e si scioglie bene. Portiamo tutto a ebollizione. Frattempo mescoliamo il Naturemul con l'acido all'interno del grasso, in questo caso l'olio d'oliva, fino a che si scioglie correttamente. Al punto che ha iniziato a bollire, si aggiunge il resto di zucchero po' a po' per avere sempre una temperatura costante. A questo punto facciamo bollire a 105 gradi e versiamo tutto all'interno di una caraffa. Con un frullatore a immersione emulsioniamo bene al tempo che si aggiunge l'olio. C'è importante evitare di introdurre troppo aria all'interno della nostra gelatina. Versiamo tutto su una teglia e lasciamo gelificare 24 ore fuori dal frigorifero. A questo punto è già gelificato, tagliamo e possiamo utilizzare un po' di zucchero per finire la nostra pâte à fruits.